A Pesaro, nella sede di Confindustria, si è parlato di territori in mutamento e alla ricerca di un nuovo paradigma industriale. E questo è il titolo del convegno al quale è intervenuto anche l'imprenditore e manager Matteo Marzotto. Un incontro che si è tenuto in occasione dell'Assemblea dei Giovani Imprenditori di Confindustria a Pesaro Urbino. Qui è avvenuto anche il passaggio di testimone tra l'ex presidente Carlo Arienti e il neo presidente del gruppo Giovani Imprenditori della territoriale di Pesaro Urbino Confindustria Marche Nord, Davide Broccoli. 37enne, manager della Vetrotech di Vallefoglia, è stato eletto all'unanimità in occasione dell'assemblea riunita. Broccoli è così il nuovo presidente del gruppo Giovani Imprenditori della territoriale Pesaro Urbino Confindustria Marche Nord e rimarrà in carica per il triennio fino al 2023. C'è tanto impegno che ci aspetta, è un lavoro importante, un lavoro duro, quindi sicuramente toglieremo tanto tempo alle nostre aziende, però lo facciamo con tanta voglia di fare. I ragazzi sono molto motivati e questo mi riempie di orgoglio e di voglia ancora di più. Quindi i temi sono importantissimi, naturalmente l'education, naturalmente la formazione, l'orientamento e anche di più concentrarsi sulla nostra di formazione. Abbiamo tanto bisogno di sapere, di conoscere e di formarci. Quindi le sfide sono importanti, il mondo sta cambiando molto velocemente e quindi noi siamo i primi imprenditori di noi stessi e lo dobbiamo dimostrare. Passaggio di testimone oggi alla guida dei giovani di Confindustria. Quanto è importante che questo gruppo cresca e si impegni nel territorio? Il gruppo giovane all'interno di Confindustria è un gruppo molto dinamico, molto vivace, che nei nostri consigli porta sempre quella visione che alle volte a noi manca, con una proiezione molto, molto al futuro. Il gruppo giovane fortunatamente nel nostro territorio, nella nostra provincia, è un gruppo molto attivo, molto dinamico, coeso, è un gruppo affiatato e quando si lavora in gruppo vengono fuori le cose migliori. Dopo l'elezione il pomeriggio è proseguito con il convegno moderato dal giornalista Michele Romano, aperto dall'intervento di Paola Bicchisecchi, direttore generale di Confindustria Marche e di Confindustria Marche Nord, sull'evoluzione dei distretti industriali. Poi è intervenuta l'assessore regionale alla formazione professionale, università e lavoro, Loretta Bravi. E infine l'imprenditore Matteo Marzotto, per una testimonianza di vita e lavoro. Oggi molti giovani imprenditori l'hanno ascoltata davvero catturati e rapiti dalle sue parole, ma qual è il consiglio più prezioso da lasciare loro? Con molta umiltà quello che suggerirei loro è di continuare a immaginare un futuro fatto di umiltà, un futuro che sia di servizio prima che non di celebrazione di una posizione. È finito il tempo in cui si fanno degli step, si cresce con l'azienda, bisogna vivere tutti insieme, bisogna cercare di rilasciare anche un po' di propri valori e quindi di partecipare alla vita, alla buona società civile, che è fatta anche di Confindustria, è fatta di terzo settore e trovo che questa sia la vera generosità, quindi un mix di umiltà e di energia, che è proprio lavoro ma anche un po' di terze parti. La nostra società civile è fatta di noi, se ci sono dei buoni inserimenti la società civile progredisce, se ci sono non ci sono inserimenti poi avvizzisce. E a questo proposito lei in prima linea anche con la fondazione che si impegna da tanti anni a favore della lotta alla fibrosi cistica. Io ho iniziato ormai quasi 25 anni fa, ho perso una sorella e abbiamo iniziato un cammino con tre straordinari amici, oggi è diventata una famiglia di oltre 10.000 persone. È una malattia purtroppo democratica come tutte le malattie, nel senso che attraversa tutta la società, lo fa senza pietà, una malattia ancora molto difficile, con un'aspettativa di vita che raggiunge i 43 anni circa in Italia. L'Italia è un paese generoso, formidabile, abbiamo bisogno di alimentare questa generosità. Abbiamo bisogno di raccogliere anche attraverso il 5 per 1000. Stiamo andando verso la primavera. Ahimè, ci sono le dichiarazioni dei redditi. Se andate sul sito Fibrosicistica Ricerca capite di cosa sto parlando.